L'edizione dedicata alle collezioni primavera-estate 2015 del MICAM ha aperto i battenti il 31 agosto nei padiglioni della Fiera Milano Ro. Alle previsioni negative dovute al rallentamento dei mercati extra-europei, da sempre punto di riferimento per gli imprenditori del Fermano maceratese, sembra fare da contrappeso il crescente interesse da parte dei nuovi mercati. Le difficoltà economiche in Russia e la crisi con l'Ucraina hanno ridotto le presenze dei buyer dell'Europa dell'Est. Allo stesso tempo però il vuoto che si è venuto a creare con la crisi russa sembra essere colmato da un aumento di presenze dal Giappone, dalla Cina e dagli Stati Uniti. Nuovi mercati che, come nel caso del Giappone, tentano anche di imitare la nostra tradizione artigianale della calzatura. La consapevolezza che bisogna cercare soluzioni a tutta una serie di problemi, del realizzare una collezione di qualità assoluta è stato sicuramente fatto, adesso bisogna tener conto di una complessità di mercato che è in costante evoluzione, quindi ci auguriamo che i nostri governanti tengano conto di tutta questa serie di implicazioni. Tuttavia, ecco, abbiamo operatori anche dell'area americana, asiatica, che sono presenti, una piccola particolarità, abbiamo visto che molti stanno emulando questa realtà dove noi facciamo vedere le caratteristiche dei nostri prodotti che nascono dalle mani, dall'esperienza dei nostri maestri calzolai che si sta ripetendo, diciamo così, stanno facendo le copie, ma noi sappiamo che l'originale è un conto, chi copia è un'altra cosa. Mai come in questa edizione l'attenzione è puntata al primo giorno di fiera. L'obiettivo è portare a casa il maggior numero di ordini possibile. All'area hospitality del distretto calzaturiero delle Marche, protagonisti sono stati i maestri calzolai Andrea Ripani e Mauro Testella, che con il loro lavoro stanno conquistando i visitatori da tutto il mondo. Oggi facciamo vedere un tipo di cucitura che si chiama norvegese, una lavorazione completamente fatta a mano e apprezzata da molti. È una calzatura che ha un comfort, una comodità eccezionale e giustamente qualcuno, insomma, è interessato. Rispetto agli altri anni siamo sempre, insomma, in gioco, si va avanti, si investe e c'è un buon riscontro. Un riscontro importante, c'è dei clienti nuovi che hanno individuato questi prodotti, diciamo, innovativi che noi facciamo. Adesso ci siamo messi a fare degli occhiali in cuoio rivestiti con orologi in cuoio. Vengo da una cultura di scarpe e con questo non è che ho terminato a fare le scarpe, continuiamo anche a fare le scarpe, però abbiamo quest'idea nuova di proporre nuovi oggetti che veramente stanno... Quindi accessori che si aggiungono, insomma, alle scarpe? Sì, accessori, sempre con lavorazioni nostre, cuoio, sta andando molto bene. Un'edizione proiettata sul futuro che ha visto l'esposizione e la presentazione del progetto vincitore del concorso promosso da Confindustria Fermo, Ripensiamo il futuro. Queste sono delle biciclette in legno e carbonio che ho progettato e costruito appunto per partecipare al progetto di Confindustria. Le ho realizzate completamente in casa, sono appunto realizzate in legno e fibra di carbonio. Praticamente uniscono, diciamo, la bellezza di un materiale tradizionale come il legno con uno innovativo e prestante come il carbonio. Questa è stata un'edizione all'insegna dei social. Nel secondo giorno di MICAM si è svolto il primo social tour tra le aziende del distretto marchigiano. I più importanti blogger d'Italia hanno fatto conoscere al popolo della rete le aziende marchigiane grazie all'hashtag Marche Shoe District, un messaggio che raggiungerà oltre 350.000 persone in tutto il mondo, tra cui molti addetti ai lavori nel settore moda e turismo. Andremo in giro per alcune delle aziende che vorranno ospitarci e racconteremo un po' quello che vediamo, quindi l'innovazione, i materiali, anche perché noi nuovi modelli di scarpe con i social media, quindi attraverso Facebook, Twitter e Instagram e attraverso l'hashtag che abbiamo scelto, che è Marche Shoe District. Quindi attraverso questo tag chiunque in rete connesso potrà vedere quello che stiamo vedendo e che stiamo raccontando. Tiana Kai è americana da Firenze, che cosa dire, come si svolge il vostro lavoro, in che consiste? Per lavoro
racconto le storie di dove, dove vado in viaggio e anche in questi giorni sono qui per coinvolgere la gente, i miei followers, le scarpe delle Marche, a parte di Micam, a fare vedere le belle cose che stanno facendo artigianalmente. Perché immaginiamo lei è anche molto appassionata delle scarpe made in Italy. Ah sì, obviously. Nicola, che cosa può nascere da questo incontro tra voi che siete tra i maggiori blogger italiani e le piccole imprese del territorio marchigiano? Sicuramente attraverso i social network possiamo far conoscere molte imprese a molte altre persone, quindi al di fuori delle Marche, ma in tutta Italia, ma anche nel mondo. Quindi far vedere i loro prodotti, i loro brand e farli contattare anche da persone che siano interessate o anche altre, diciamo, aziende che vogliono sfruttare i loro prodotti e, insomma, commercializzare al di fuori della zona marchigiana. Ecco. Andrea, pensa che siano pronti i nostri piccoli imprenditori marchigiani a questa novità? Certo, penso che magari con l'aiuto di influencer o persone che, diciamo, maneggiano i social quotidianamente si sia giunti a un buon accordo, diciamo, una buona intesa per far conoscere a tutte le persone, agli utenti che usano queste piattaforme ogni giorno.